Il decreto c'è, i moduli per richiedere l'indennizzo forfettario per le obbligazioni subordinate azzerate dal decreto salvabanche pure, ma ancora gli ostacoli lungo la strada verso i rimborsi non sembrano essere finiti. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha pubblicato la modulistica che i risparmiatori delle quattro banche poste in risoluzione dovranno compilare e rispedire per chiedere il rimborso fino ad un massimo dell'80% del valore delle subordinate. I bondisti avranno tempo fino ad inizio gennaio per avanzare le richieste, ma ancora i nodi da sciogliere sembrano molti e riguardanti questioni sostanziali. È un modulo standard che, per la verità, non consente di fare istanza di rimborso, non può essere utilizzato, non perché non vada bene il modulo, perché devono essere chiarite ancora una serie di questioni, tipo i documenti da allegare, il famoso contratto d'acquisto, l'ordine d'acquisto, l'esecuzione dell'ordine da parte della banca, il documento d'identità, la successione, lo stato di famiglia, l'atto notorio, nel caso in cui ci trovassimo di fronte a soggetti che sono successori. Ma sono tutte questioni che ancora non sappiamo come gestire, che i risparmiatori non sanno come gestire e che dovranno essere chiarite dal fondo. Perché il decreto è chiaro, se io ho istanza di rimborso non posso fare arbitrato. E quindi prima di fare una domanda che ha vizi di forma perché mancano dei documenti che potrebbero essere respinti dal fondo, io vado con i piedi di piombo nel consigliare le persone a presentare questa istanza. Voglio sottolineare che il termine di 6 mesi decorre dall'approvazione in Gazzetta della legge di conversione. La legge di conversione è del 3 di luglio pubblicata in Gazzetta. Quindi si sono persi già 2 mesi. Questo è quanto. Ce la faremo comunque. Però devo dire che gli organi istituzionali che dovevano in qualche modo garantire la certezza del percorso e la certezza del diritto a questo punto, perché una legge fa scattare il diritto, sono stati meno solerti di quello che era necessario lo fossero.